un jolly da sfruttare per ristabilire le distanze della coppia Ternana-Entella che insegue a tre lunghezze. Il Pescara in testa alla classifica con 33 punti ospita il Milan futuro. Si tratta del recupero della nona giornata rinviata per i diversi impegni internazionali di alcuni calciatori del club rossonero. Tutti a disposizione di Silvio Baldini, tranne naturalmente il lungo degente Lonardi. Rientrano Pierozzi e D'Agasso. Dal primo minuto torna anche Merola. In attacco Tonin sarà preferito a Vergani. Ecco dunque il probabile 11. L'ex Plizzari tre pali. In difesa Pierozzi, Brosco, Pellacani e Moruzzi. A centrocampo Balzania, Squizzato e D'Agasso. Davanti Merola e Cangiano a supporto di Tonin. Ad Arezzo un punto d'oro senza giocatori chiave contro un team di qualità e di livello. Il rovescio della medaglia, un solo gol nelle ultime tre uscite. Ma la premessa è doverosa. I biancazzurri stanno andando decisamente oltre i propri limiti. Occhio al Milan futuro. Classifica non entusiasmante, è vero, penultimo posto con 11 punti, ma due match da recuperare. I ragazzi di Bonera hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. Squadra giovanissima, di grande qualità. Ci sono elementi di prospettiva e talento, alcuni dei quali hanno già debuttato in prima squadra. Su tutti Francesco Camarda, classe 2008, l'esordiente più giovane nella storia della Serie A. La scorsa stagione ha 15 anni nei minuti finali di Milan-Fiorentina. Nell'attuale campionato già due presenze, una da titolare a Cagliari e poi anche la prima volta in Champions contro il Bruges, gol annullato dal VAR. Il nazionale under 19, decisivo contro la Grecia su calcio di rigore, cucchiaio alla Totti, resta in prima squadra. Assente causa squalifica il 19enne spagnolo Jimenez, senza dubbio tra i migliori, acquistato dal Real Madrid per 6 milioni di euro. Dopo la stangata, 5 giornate inflitte dal giudice sportivo, torna il centrale di difesa Gabriele Minotti, arrivato dalla Gianna Erminio. Finora solo due successi in casa con la Spalla e a Perugia, da sottolineare lo 0-0 sul campo della Torres. In trasferta 6 punti in 6 partite, 4 gol realizzati e altrettanti subiti. 4-3-3, probabile 11, Torriani tre pali, in difesa Magni, Minotti, Bartesaghi e Ballo Touré. A centrocampo Malaspina Play, Mezzali, Sandri e Zeroli. In attacco il nazionale paraguayano Cuenca con Longo e Traoré. Inizio ore 20:45, dirige Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa.